Buongiorno, buongiorno Regione, sono le 7:30 in punto, bentornati nello studio RAI, progetto didattico davvero innovativo nel Friuli Venezia Giulia, si chiama Rock History e racconta la storia della fine del XX secolo attraverso la musica. L'idea arriva da una scuola di musica di Monfalcone, ha trovato l'accordo della Regione e dell'ufficio scolastico regionale, finora ha coinvolto 10.000 studenti. Anna Vitaliani è andata a Cividale ad assistere ad una di queste lezioni. Vediamo. Sunday, Bloody Sunday, quella domenica di sangue in cui morirono 14 giovani manifestanti nell'Irlanda del Nord degli anni 70, un brano universale contro la violenza scritto dagli U2 cattura ancora oggi l'attenzione di un pubblico giovanissimo, quello del Teatro di Storie di Cividale. 200 ragazzini delle scuole medie che conoscono piccoli e grandi fatti della fine del XX secolo attraverso la musica. La musica è didascalica, cioè la musica racconta esattamente per filo e per segno quello che sta succedendo nel mondo in quel momento. War Pigs, la guerra dei porci, Sunday Bloody Sunday, domenica insanguinata domenica. Si chiama Rock History, il progetto didattico che Gabriele Medeot della Scuola di Musica Camarte e Musica di Monfalcone sta portando con convinzione e passione nei teatri e nelle aule scolastiche della regione. Come reagiscono i ragazzi che molto spesso per loro questa è musica lontana? Beh, sicuramente è una musica lontana, e se all'inizio c'è una sorta di entusiasmo, perché arriva uno che gli racconta di rock e quindi chissà cosa si aspettano, questo entusiasmo nel corso degli incontri si trasforma in attenzione e in curiosità. 100 conferenze, 10.000 studenti coinvolti in soli 2 anni. Sì, ho scoperto che grazie alla musica ci sono stati molti cambiamenti anche nei pensieri delle persone. Cos'è che ti ha colpito? Boh, il modo in cui i ragazzi hanno saputo ribellarsi e non adattarsi alla massa. La musica degli anni 70, una musica di protesta, ti ha colpito? Sì, mi ha colpito perché così in quel modo la gente riusciva a comunicare dei messaggi molto importanti alle persone di rango più alto. Dagli anni 70 alla fine del secolo, le rock band più famose di sempre per un pubblico nato dopo il 2000 sono davvero storia. Per gli insegnanti, invece, che accompagnano le classi, questa è un'opportunità per risvegliare i bei ricordi. Certamente vedo molto coinvolgimento nei ragazzi, commentano in qualche maniera, sembra anche che conoscano molte delle cose che uno magari penserebbe che loro non abbiano mai sentito, ma invece c'è una buona cultura, mi pare, di base del rock anche in ragazzi molto giovani. L'iniziativa si inserisce bene all'interno del Mittel Teatro, 5 giorni di eventi che da 21 anni Cividale dedica ai giovani nell'obiettivo di divulgare una cultura mitteleuropea, presenti infatti studenti anche da Austria e Slovenia. La nostra regione è una regione che è al centro dell'Europa, ha 3 confini, e quindi noi nella nostra generazione abbiamo vissuto questo come un limite. Finalmente i confini non ci sono più e i ragazzi poi adesso viaggeranno, devono viaggiare, e quindi è giusto che imparino a vivere, a stare insieme agli altri. Rock History è diventato ora un libro per lo Tsunami Edizioni, versione cartacea certo ma innovativa. I QR code permettono di raggiungere con uno smartphone facilmente i filmati da vedere su YouTube. Il progetto, appena presentato al Salone del Libro di Torino, presto verrà utilizzato per la didattica in Piemonte, Lombardia, Veneto. E se la musica del passato va conosciuta e apprezzata, anche il linguaggio moderno non va snobbato. Un grande selfie da postare su Facebook cattura l'entusiasmo dei ragazzi. Sulle mani tutti quanti!